A Venafro, nella Valle del Volturno, una raccolta firme per presentare una proposta di legge sulla questione sanità in Molise. Dopo la mobilitazione dello scorso giugno, i sindacati chiedono un impegno straordinario alle istituzioni perché il Molise riparta concretamente dal lavoro. A Ferrazzano un campus per i ragazzi dai 6 ai 14 anni, un supporto per coloro che presentano un disturbo dell'apprendimento. Nel prossimo fine settimana a Rocca Mandolfi, Rocca in musica, l'atteso evento è stato presentato alla provincia di Isernia. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TLT Molise. Apriamo parlando di sanità. Dopo quello vinto dal Comitato Pro Santissimo Rosario, anche ad Agnone si apre la strada del ricorso al TAR contro i piani operativi 2013-2015. Intanto a Venafro e nella Valle del Volturno, mobilitazione per una raccolta firme volta a presentare una proposta di legge regionale. Ma sentiamo. Dopo la vittoria ottenuta dal Comitato Pro Santissimo Rosario, anche ad Agnone pare profilarsi la strada del ricorso, al margine di una serie di incontri e confronti interistituzionali e con i movimenti civici del territorio, l'amministrazione del comune Alto Molisano sarebbe pronta a presentare una propria istanza al TAR, con una delibera già fatta in merito contro i piani operativi 2013-2015 varati il 4 giugno scorso. Il primo cittadino agnonese avrebbe già espresso al subcommissario Nicola Rosato i termini della contestazione, che affonda le proprie radici in particolare nella definizione che viene data all'ospedale Caracciolo. Per la struttura commissariale si tratta di un nosocomio di comunità che quindi prevede attività ordinaria assegnata a medici di base, mentre per i ricorrenti si tratta di un presidio di area disagiata che pertanto deve essere dotato di servizi come il laboratorio di analisi, la radiologia e la chirurgia. Sul punto però Rosato si sarebbe impegnato a scongiurare altri tagli, mostrando apertura verso i rappresentanti del territorio. Tuttavia, un ricorso al TAR in autotutela, dal momento che c'è in ballo la salute pubblica, è sembrato uno strumento opportuno da adottare. Intanto, anche il fronte venafrano resta in fermento. Il Comitato Pro Santissimo Rosario sta lavorando alla raccolta firme, ne servono almeno 2.000, per presentare una proposta di legge regionale sulla sanità alternativa all'esistente. Per questo si auspica in una serie di deliberati, nella stessa direzione, anche da parte dei comuni. Ecco perché gli esponenti del Movimento per la salvaguardia del presidio venafrano stanno contattando gli amministratori della Valle del Volturno. E la situazione della sanità molisana chiama quotidianamente alla mobilitazione comitati, associazioni ed organizzazioni per difendere le strutture ospedaliere pubbliche e chiedere la tutela della salute dei cittadini. Ormai sono appuntamenti consueti, quasi ogni giorno c'è qualche comitato o associazione i cui membri danno vita a manifestazioni di protesta, occupando simbolicamente i luoghi del potere istituzionale e chiedendo rispetto ed attenzione per i cittadini. Una mobilitazione che ha un nome, sanità, perché nel Molise la sanità pubblica è sempre più a rischio, come sono a rischio le strutture sanitarie che dovrebbero garantire la salute di tutti, ma proprio tutti i cittadini. Siamo andati a Roma perché volevamo capire chi stava con i comitati, con la gente, con i cittadini e chi invece no. In effetti lo abbiamo capito benissimo, abbiamo potuto constatare che tutti i parlamentari, se volete deputati, senatori, non faccio i nomi ma tanto li conosciamo benissimo, erano assenti. Sono stati con noi Antonio Federico per i 5 Stelle e due deputati grillini, tra l'altro anche della Commissione Sanità, i quali ci hanno dato una notizia in anteprima. Nelle regioni dove è forte deficit sanitario, dove non si è riusciti a rientrare, partirà presto una commissione d'inchiesta che farà luce appunto sugli sprechi. Abbiamo avuto la sentenza del TAR che ha accolto ancora una volta la sospensiva, ha accolto la sospensiva
attraverso il piano ovviamente frattura 2013-2015, il piano che io ho battezzato il piano della insanità, e in effetti è un piano che è stato bocciato dal TAR, ma è stato bocciato dallo stesso tavolo interministeriale, il tavolo Massicci, in quanto non si capisce in che modo si doveva rientrare, nonostante tutti i sacrifici posti ai cittadini. In effetti su questa strada credo ormai si sia capito che non si può passare, non può essere il governo e non deve essere il commissario ad ACDA a trattare la materia della sanità, e soprattutto non può essere soltanto tagli ai cittadini, aumentando i disservizi non si rientra nel deficit. Forse qualcosa va fatto in più dal profilo amministrativo, va fatto qualche taglio in più nella macchina burocratica, va tolto qualche direttore che probabilmente percepisce stipendi ma che sostanzialmente non portano nulla di utile alla nostra sanità. Nuova mobilitazione nazionale del mondo della scuola pubblica oggi a Roma, anche una delegazione molisana di docenti precari nella capitale per partecipare all'assemblea indetta dal sindacato CGIL. In regione sono oltre 700 gli insegnanti supplenti. Erogazione di acqua potabile dal fiume Biferno, il comune di Boiano vince la battaglia legale sull'azienda speciale Molise Acque. Giampiero Porfirio. Il comune di Boiano nulla deve all'azienda Molise Acque in materia di contenzioso idrico sulle risorse del fiume Biferno, una richiesta spropositata e illegittima quella dell'ente di via De Pretis di circa 1 milione di euro. La lunga controversia è stata risolta dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che ha dato ragione all'amministrazione di Palazzo San Francesco, confermando la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche con sede a Napoli. I giudici hanno affermato in entrambi i casi che la fornitura idrica per la cittadina di Boiano non era assolutamente della quantità reclamata dall'azienda, il prezzo preteso non era legittimo in quanto la convenzione iniziale non era mai stata perfezionata e le notevoli perdite idriche negli acquedotti non erano imputabili al comune matesino. Lo studio legale di Gian Domenico, che ha patrocinato la causa, auspica una mediazione promossa dalla Regione Molise per intraprendere la strada di un accordo tra l'amministrazione boianese e la Molise Acque. Una conciliazione auspicabile anche per migliorare i controlli delle acque del Biferno e dei depuratori. L'inquinamento idrico del fiume ha alterato infatti gli ecosistemi per via dei numerosi scarichi di liquami industriali, ospedalieri e urbani che hanno aumentato la presenza nel fiume di polifosfati, sostanze azotate e microrganismi patogeni. Controllo vuol dire prevenzione, ma questo nel Molise non accade. I pagamenti dei lavori della ricostruzione post terremoto sono eccessivamente lenti, questa denuncia dei costruttori edili molisani all'indirizzo delle istituzioni. L'ACEM è preoccupata anche per la copertura finanziaria delle opere pubbliche, poiché diventa concreto il rischio che il Molise non sia in grado di spendere le risorse previste entro il 2018. CGIL, CISL e UIL fanno il punto della situazione in Molise subito dopo la grande mobilitazione del 28 giugno, quella marcia che ha richiamato a Campobasso migliaia di persone. Chiedono un impegno straordinario alle istituzioni perché il Molise riparta concretamente dal lavoro per ridare slancio e sviluppo all'intero territorio. Sembra davvero superfluo ribadirlo. La marcia per il lavoro voluta ed organizzata da CGIL, CISL e UIL in Molise a Campobasso ha registrato un enorme afflusso di partecipanti, segnalando l'esigenza di ripartire dal lavoro per salvare i territori regionali e restituire dignità ai molisani. Un concetto ribadito da Papa Francesco nella sua veloce ma efficace visita, soprattutto quando ha posto l'accento sulla necessità del lavoro per affrancarsi dalle difficoltà dei giorni attuali. Abbiamo fatto un grande lavoro e quando il 28 in piazza noi abbiamo detto che finiva una fase, era perché quella fase aveva visto creare sul territorio analisi, confronti e soprattutto l'obiettivo nostro era quello di riportare al centro il tema del lavoro. Noi unitamente al tema del lavoro anche da quella piazza abbiamo utilizzato parole come dignità del lavoro e la dignità che è conseguenza proprio del lavoro come reddito, parole forti usate dal Papa, quindi vuol dire che noi quantomeno condividiamo.
facciamo i percorsi e soprattutto la cosa importante è che il Molise è al centro dell'attenzione a livello nazionale. Noi il 28 abbiamo impegnato formalmente le nostre segreterie nazionali, ieri abbiamo fatto l'atto formale di una lettera ai segretari generali, divulgata anche a mezzo stampa, è venuto il Papa, è stata una grossa presenza, ma soprattutto quell'attenzione che deve dare visibilità al Molise a livello nazionale. Poi ci sono le cose da fare, quando noi abbiamo detto che si apriva un'altra fase intendevamo innanzitutto che noi da adesso dobbiamo porre in essere tutta una serie di iniziative, affrontare i problemi tema per tema, i problemi sono tanti, è chiaro che in primis c'è quel riconoscimento di quell'area di crisi, ma lì vanno creati poi i presupposti per creare il patto di lavoro, quello vero, perché siamo ancora alla condivisione di intenti, ad uno studio, quindi la strumentazione è necessaria, ma non vanno sottovalutati gli altri problemi, e quale la sanità, quale le tante vertenze aperte nella regione, che dovranno vedere il loro confronto. Assemblea pubblica nel pomeriggio di oggi a Boiano per illustrare gli intenti della Avicoop Matese, la nuova cooperativa avicola molisana. I promotori dell'iniziativa hanno l'obiettivo di riqualificare una filiera che sul territorio negli ultimi anni ha subito numerose perdite in termini di produzione ed occupazione. 100 i professionisti vincitori di concorso all'Agenzia Regionale di Protezione Civile che da troppi mesi sono in attesa di risposte dalla Regione. Gli stessi sarebbero penalizzati da una determina dirigenziale, a ribadirlo il coordinamento dei precari dell'ARPC. Il coordinamento precari dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile torna a far sentire la propria voce contestando la determina dirigenziale numero 309 del 30 giugno, con la quale, senza un preventivo confronto con il consigliere delegato Salvatore Ciocca e con le organizzazioni sindacali, è stato esteso il monte ore da 18 a 30 in favore di 7 dipendenti con contratto determinato part-time in forza alle attività di ricostruzione post-terremoto. Per il coordinamento si tratta di una scelta che penalizza ulteriormente i 100 professionisti che dal 31 gennaio scorso sono senza lavoro, pur avendo superato una graduatoria concorsuale. Si sarebbe infatti potuto attingere dalla graduatoria già presente, evitando di adottare scelte in modo arbitrario e senza tener conto del contesto di crisi devastante che interessa il Molise. L'appello ancora una volta è rivolto ai massimi vertici istituzionali affinché non si tolleri più il silenzio generale dinanzi a scelte discriminatorie adottate senza tener conto delle parti sociali e degli stessi lavoratori. Il governo regionale, rimarca il coordinamento precari, si assuma la responsabilità di trovare soluzioni per sostenere le politiche attive del lavoro. Continueremo comunque a batterci affinché, quanto prima, si reindirizzi la nostra avvertenza su binari reali e soprattutto su fatti concreti. I precari credono fermamente che si debba ripartire dal metodo della concertazione, dal verbale di intesa firmato a febbraio dinanzi al prefetto di Menna, allo scopo di trovare la soluzione per la riassunzione di 100 professionisti vincitori di concorso che da troppi mesi sono in attesa di risposte dalla Regione. Con la crisi economica in atto, le categorie sociali sono allo stremo delle forze. A peggiorare la situazione contribuisce l'abusivismo commerciale che ogni anno all'inizio dell'estate aumenta in maniera vertiginosa, specie nei centri costieri. Queste alcune delle osservazioni che il commissario della Confcommercio Basso Molise, Tiziano Pizza, ha presentato all'assessore di Termoli, Vincenzo Ferrazzano, per chiedere interventi mirati contro il dilagare di attività abusive. Ferrazzano, da parte sua, si è impegnato a combattere con più incisività il fenomeno, avvalendosi dell'aiuto dei vigili urbani e predisponendo maggiori controlli in tutte le aree interessate e sulle spiagge. Ad una settimana esatta dalla visita del Papa in Molise, è tempo di considerazioni. Frate Nazario Vasciarelli ha offerto una riflessione sull'opportunità di tradurre in pratica i messaggi lanciati sia dal Santo Padre che dal nuovo vescovo di Isernia Venafro, Camillo Cibotti. Vediamo. Abbiamo chiesto al guardiano del convento dei Francescani di Isernia, Fran Nazario Vasciarelli, cosa in concreto dobbiamo fare per mettere in pratica gli inviti e le esortazioni del Pontefice. Innanzitutto penso ripulire anche la nostra fede. In un passaggio
del saluto di Monsignor Cibotti al Santo Padre, parlava della nostra realtà come una realtà dove sovrabbonda il devozionismo, che non è la devozione è una cosa buona, positiva, però a un certo punto forse qualcosa che ci fa perdere il contatto con la realtà è proprio il devozionismo, no? Questo essere troppo concentrati su se stessi, non accorgendosi degli altri e mascherando il tutto con un po' di Gesù Cristo. E allora la sequela giusta di Gesù ci dice che dobbiamo fare esattamente ciò che lui ci dice, e allora passare dalle parole ai fatti significa dare concretezza all'insegnamento stesso di Gesù, mettendoci noi in discussione. È un po' la cartina di tornasole: se noi non ci mettiamo in discussione significa che l'altro non ci coinvolge. Non è facile per chi ha di più dare a chi ha poco niente. Guardi, anche il discorso della solidarietà, della comunione, sono concetti che noi dobbiamo approfondire e dare il giusto valore, il giusto significato. Se noi capiamo che l'altro è nostro fratello, allora sarà più facile. Però dobbiamo ripulire molto anche i nostri rapporti parentali, credo. Ringrazio. La 195esima puntata del programma settimanale Il Molise che va è dedicata oggi alla recente tappa del Pontefice in Molise, tra i protagonisti anche Fra Nazario Vesciarelli, trasmissione in onda sulla nostra rete questa sera dopo i notiziari. Attivo a Ferrazzano un primo modulo di un campus dedicato ai bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni e volto al loro potenziamento psicopedagogico, un'opportunità di crescita e conoscenza personale in primis per coloro che subiscono un disturbo dell'apprendimento. Sgombriamo subito il campo da ogni fraintendimento. Il laboratorio dai sprint all'apprendimento, che è stato attivato in questi giorni come primo modulo all'oratorio di Ferrazzano, è tenuto da un'equipe formidabile in possesso di tutti i requisiti necessari a condurre un campus di tale portata. Eh sì, perché parliamo di bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni sospettati di avere qualche disturbo specifico dell'apprendimento e che hanno bisogno dunque dell'attenzione di specifiche professionalità. Dunque due psicologhe, Alessandra Passarella e Antonella Petrella, due terapiste specializzate in età evolutiva, Valentina Primiani e Alessia Migliore, e un tecnico informatico e statistico, Marco Colarocchio. Da Sprint all'Apprendimento è un campus sperimentale il cui nome è legato proprio all'acronimo DSA, che sta per disturbi specifici dell'apprendimento, di cui quello maggiormente conosciuto oggi è proprio rappresentato dalla dislessia. Si tratta di difficoltà specifiche dell'apprendimento in cui il cuore della difficoltà è la scarsa automatizzazione dei processi di lettura e scrittura in calcolo in bambini che sono normodotati, bambini che quindi si affaticano maggiormente, si stangano più facilmente perché a loro è richiesto un maggior dispendio energetico, e sono bambini in cui spesso cala la motivazione all'apprendimento e sono denotati da una bassa autostima. Scopo principale resta quello di poter dare ai bambini l'opportunità di sperimentarsi insieme a noi, divertendosi al di fuori di un ambiente didattico, ma che sia ludico assolutamente, con una serie di laboratori. È stato anche previsto un laboratorio per l'inglese tenuto dalla terapista della riabilitazione, che si occupa anche di lingue. Siamo partiti adesso con un primo modulo a cui speriamo di dare un seguito. Per noi è fondamentale poter lavorare con i nostri bambini sul nostro territorio senza la necessità di ricorrere sempre, diciamo, a dei supporti esterni rispetto alla nostra regione. Ogni informazione può essere richiesta contattando la dottoressa Primiani al 339 85 10 420. Presentata nei locali della provincia di Isernia la manifestazione Rocca e Musica di scena nel fine settimana a Rocca Mandolfi, l'organizzatore Ivan Di Marco ha svelato alcuni particolari. Vediamo.
Sta per alzarsi il sipario sulla 3 giorni dell'ormai rinomata manifestazione Rocca in Musica di scena a Rocca Mandolfi dall'11 al 13 luglio prossimi. L'evento, organizzato come ogni anno dal variegato gruppo di giovani e non Strimpelli e Urla, è giunto alla 17ª edizione e vedrà i concerti di Zippo, Radio Scilla e di The Cyborg ed anche la partecipazione di altre band e lunghe nottate all'insegna della Jam Session. Una manifestazione ricca che non si esaurisce con la sola musica, ma prevede altre iniziative collaterali, tra cui pure la visione della finale dei mondiali. Alcuni dettagli sono stati illustrati da Ivan Di Marco dell'organizzazione nel corso di una conferenza stampa tenutasi nei locali del presidio turistico della provincia di Isernia. Poi il programma ripercorre un po' quello degli altri anni, nel senso che la musica è il collante tra tutte quelle che sono le attività che poi all'interno della manifestazione si andranno a fare. Ci piace pensare alla musica come l'anima pulsante di una serie di attività che non riguardano necessariamente solo la musica, ma tutta una serie di passioni. Quest'anno, per esempio, abbiamo intrapreso una collaborazione con un gruppo di bikers di Mountain Bikers di Boiano, un'associazione che in questa occasione verrà a fare un'escursione sulle nostre montagne per poi essere ospitati presso la nostra area concerti. E in un certo senso ci piace la promiscuità delle varie passioni e ci diverte mettere insieme tutte queste cose, ovviamente con un sottofondo musicale che sia di tutto rispetto. Il rock e musica funge un po' appunto da collante, come dicevo prima, tra tutte quelle che sono le anime sia del paese ma anche quelli che vengono da fuori. Da qualche anno ormai è diventato riferimento di amici che si ritrovano proprio in quell'occasione e che non disdegnano di darci una mano anche per il resto dell'anno, facendosi portavoce del nostro evento. Sì, rock e musica contiene un po' di tutto, dalla fotogallery ai writers che vengono a disegnare un po' le loro sensazioni su pareti che noi mettiamo a disposizione, appunto l'escursionismo, passando attraverso l'artigianato, poi c'è la possibilità di campeggiare, insomma un bel fine settimana da trascorrere davvero in tutto e per tutto. Grazie ad una rimodulazione delle risorse e ad ulteriori fondi richiesti ed ottenuti dal Ministero delle Politiche Agricole si è provveduto allo scorrimento della graduatoria e a finanziare le domande di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti inerenti la campagna vitivinicola 2013-2014 per un importo complessivo di circa 850.000 euro. A comunicarlo l'assessore regionale alle politiche agricole Vittorino Facciola, che non ha escluso che a settembre possa esserci un ulteriore scorrimento nell'eventualità di nuove economie di spesa. Ed ora passiamo alle previsioni del tempo. Alta pressione e sole oggi su tutto il Molise, cielo sereno nella prima parte, stellato dalla sera, ventilazione moderata dai quadranti sud-occidentali, mosso l'Adriatico centrale. Le temperature odierne sono comprese tra la minima di 16 gradi a Campobasso e la massima di 30 su Termoli. Domattina ancora cielo soleggiato sulla regione, i valori climatici sono in calo, venti da sud-ovest. Per l'atletica leggera, 2 impegni in regione sabato 12 per la 7ª tappa del circuito Corri Molise, appuntamento a Mirabello Sannitico sulla distanza degli 8,5 km. Inizio della competizione su strada dalle ore 18, domani il termine per le iscrizioni. Nel secondo appuntamento in pista a Fontana Vecchia di Campobasso, la categoria esordienti maschile e femminile. Giovani atleti saranno impegnati nel salto in lungo e nei 50 metri ad ostacoli. E con queste notizie sportive si chiude il nostro telegiornale, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni, arrivederci.